Buongiorno a te Andrea e buongiorno a tutti quelli che ci seguono. Benissimo, allora Roberta, io ho fatto questa introduzione, sono le 10:31, adesso possiamo, ti lascio la parola, appunto ricordo ai nostri utenti, per adesso niente domande, le domande al termine del video tutorial. Prego Roberta per un'introduzione e poi entriamo su istanze online. Allora, quello che mi viene da dire è che ogni anno abbiamo una situazione ancora più gravosa rispetto agli anni passati. Che se ne dica, il ministro lo dice anche ieri, l'ha detto, valorizziamo i docenti, valorizziamo il personale ATA. E noi per l'ennesimo anno ci avviamo a questa procedura senza avere le disponibilità. E io farò una domanda, ho chiesto ad una docente con il titolo di sostegno di essere qui con me, perché sai, la questione dello speed, se l'avessi fatta con le mie credenziali, non c'era io non ho il titolo di sostegno, quindi non avremmo potuto far vedere come si procede per la richiesta di posti a tempo determinato finalizzati al ruolo su sostegno. E io so già che su Napoli, la datoria provinciale in cui lei è presente, non ci saranno posti per l'eventuale missione di ruolo, ma è una mia intuizione, conoscendo un po' la situazione, ma al momento le persone faranno questa domanda completamente al buio. Nella nota ministeriale c'è scritto, tra l'altro, una cosa mi fa sorridere, si ricorda altresì che ai sensi dell'articolo 12, contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulle basi delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi. Quindi si pubblicano le disponibilità contestualmente ai bollettini degli incarichi. In tutto questo siamo ancora in alto mare per le immissioni di ruolo, quindi ci saranno tante persone che magari faranno la domanda in GPS, da GAE, da GPS, perché poi non diciamo che questa procedura riguarda solo le GPS, no, ma riguarda anche i docenti che sono in GAE, e chiariamo bene questo, che magari potranno avere ruolo, ma noi al momento, allo stato attuale, sappiamo i contingenti distribuiti per regione, ma non sappiamo i contingenti distribuiti per classe di concorso in ogni regione, in ogni provincia. Così come non sappiamo le percentuali di riservisti, e anche questa sicuramente sarà una domanda molto, molto gettonata, e così come ci sono tutte quelle che sono le brutture, per esempio non sarà possibile per chi è in ruolo e non ha superato l'anno di prova richiedere una supplenza, così come c'è una situazione ancora più grave per chi è stato immesso in ruolo da GPS prima fascia sostegno che ha un vincolo ancora più stringente, così come c'è la questione per i docenti di ruolo di poter accettare ai sensi dell'articolo 47 o personale ATA, ai sensi dell'articolo 70, una supplenza fino al termine delle attività didattiche o annuali, ma solo sul posto intero. E quindi le difficoltà sono tante. Mi viene da dire che con questa procedura quest'anno finalmente si è ascoltata una delle nostre richieste di tanti anni, cioè quella di poter spuntare con un solo flag la provincia, quindi l'intera provincia. Poi c'è la questione, vabbè, degli spezzoni che ormai è diventato un tormentone, ma ne parleremo guardando la domanda. Quindi io, se tu sei d'accordo, bando Prego. ciao, entrerei nella domanda. Quindi presenta. L'unica cosa, Andrea, per quanto riguarda i dati sensibili, come ci vogliamo organizzare? Beh, fai come dire, appena arrivano i dati. Ok. Allora, questa è la pagina. Come vedete, la vedi Andrea? Ok, Ecco che la inseriamo. Vai. Ecco, questa è la pagina. Come vedi, vi consiglio di non mettere accedi, ma di andare direttamente, accedi direttamente da qui. Quindi per l'informatizzazione nomina supplenze, ok? Entra con Speed, poi
Prego, Tiziana, se mi puoi. Io qui ho con me una cara collega che stamattina si è veramente sacrificata Immolata, diciamo così. per far sì che potessimo fare questa domanda. Quindi acconsento. Penso che usciranno subito i dati sensibili. Vediamo un attimo. Vai, vai, Roberta. Ok, ecco qua. No. Allora, la prima schermata che viene fuori è questa. Cioè, ci dice in che provincia è inserita Tiziana, ci dice per quali classi di concorso è inserita Tiziana. Come vedete, lei è una docente che può insegnare, che ha come tipo di insegnamento B023, quindi parliamo di scuola secondaria di secondo grado, ITP, ha il titolo di sostegno per l'infanzia e naturalmente avendo non può non concorrere anche per il posto comune dell'infanzia. Come vedete qui c'è anche ADSS, perché anche se lei nella procedura delle GPS non ha inserito il titolo di sostegno per la secondaria di secondo grado, perché non lo ha, né ha le 3 annualità sul sostegno secondo grado, in questa procedura potrà fare richiesta anche di supplenze da graduatoria incrociata per il secondo grado. Come vedete, inserita e non oltrata, perché? Perché io stamattina l'ho vista per vedere un po' come destreggiarci in questa domanda. Attenzione a questi dati sensibili, insegnamenti. Ecco qua. Guardate com'è fatta questa domanda. A sinistra vedete tutti quelli che sono gli insegnamenti per i quali la collega ha diritto. Come vedete, ha diritto. È in prima fascia per AAAA, quindi posto comune infanzia, per ADA, quindi sostegno infanzia, ed è in seconda fascia, in quanto non abilitata, per B023. A destra il sistema mi dà anche la possibilità di vedere per quale graduatoria incrociata lei potrebbe concorrere. Come vedete, può concorrere per ADSS. Se la collega avesse anche una specializzazione per tipi speciali, per posti speciali o metodi di insegnamento differenziati, dovrebbe inserirli in questa schermata. Qui non vanno inseriti assolutamente, non va inserita la specializzazione sul sostegno. Attenzione, l'abbiamo già inserita in passato, qui vanno inseriti, qualora se ne sia in possesso, i titoli per i posti speciali. Non è il caso di Tiziana, quindi io lascio vuota questa situazione. Ora, come vedete, ci sono varie finestre e lei ha la possibilità di richiedere anche il ruolo. Ripeto, al momento non sappiamo se c'è una possibilità, una disponibilità. Io deduco di no su Napoli perché abbiamo tante docenti con il titolo di sostegno da GAE, da concorsi che ancora attendono di avere un'immissione in ruolo. Però è importante che anche Tiziana faccia questa domanda, perché qualora volesse poi partecipare alla mini Col Veloce, che cos'è la mini Col Veloce? La ripetiamo. È questa possibilità che viene data ancora quest'anno di poter eventualmente concorrere per un incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo in altre province diverse, quindi in province diverse rispetto a quella in cui io mi sono inserita. Quindi, se lei un domani, alla chiusura di tutte le procedure, dopo che si sono fatte le ammissioni di ruolo da GAE, da GF, da graduatoria di merito e da graduatoria esaurimento, da GPS prima fascia, dovessero venire fuori altri posti in altre province, lei potrebbe concorrere a Mini Col Veloce. Vi ricordo che vi saranno solo 48 ore per poter fare questo tipo di domanda, soltanto se dimostrerà, e lo sta dimostrando adesso, che lei aveva l'intenzione di avere il ruolo nella sua provincia. Quindi cosa faccio? Clicco su 3 e qui semplicemente dichiaro di avere i requisiti che mi permettono di poter concorrere per una nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo. Naturalmente,
Se io avessi fatto questa, aperto la mia pagina, il mio profilo, questo campo sarebbe stato grigio come quello che vedete al punto 6, titolo di riserva, perché lei il titolo di riserva non lo ha. Andiamo al punto 4. Quindi, come vedete, sia per la richiesta di posti a tempo determinato finalizzata al ruolo da prima fascia sostegno, che per la richiesta di supplenze 31 agosto e 30 giugno, la domanda è unica, ma ci sono diversi campi da compilare. Preferenze ai fini del ruolo. La collega naturalmente concorre esclusivamente per ADA, perché è l'unico titolo di sostegno che ha. Quindi che cosa fa? Aggiungi preferenza, seleziona l'insegnamento, come vedete la sua, la tendina mi dà la possibilità di cliccare solo su ADA, perché è l'unico titolo che ha. E mi dà la possibilità poi di scegliere scuola, comune, distretto e provincia. Anche in questo caso molti ci chiedete: come è meglio fare la domanda? E io vi rispondo sempre: dipende da cosa volete fare da grandi. Perché se io voglio concorrere in qualsiasi modo, sono disposta anche ad andarmene sul cucuzzolo della montagna o sull'isola sperduta, io inserirò tutte le preferenze, soprattutto, vi ripeto, se poi voglio concorrere per la futura mini call veloce. Quindi il consiglio è partire dalle scuole più vicine a me, oppure se io so già, come il caso di Tiziana, che per l'infanzia sostegno su Napoli non ci saranno immissioni ruolo da GPS, direttamente posso addirittura mettere direttamente alla provincia, perché io sto dimostrando che io comunque il ruolo lo volevo. Però per simulare, vediamo la scuola. Come vedete, ho cliccato scuola e mi si aprono delle tabelline, dove mi danno la possibilità di inserire il comune. Immaginiamo che Tiziana abbia piacere ad avere una scuola del comune di Casoria. Clicco su Casoria e vado su cerca. Come vedete, il sistema mi apre tutte le scuole richiedibili con il codice, come vedete, NAAA, quindi il codice dell'infanzia, richiedibili nel comune di Casoria. E quindi Tiziana le può spuntare. Ok? La cosa importante di quest'anno, altra cosa che noi avevamo chiesto in passato, è che nel momento in cui si produrrà il PDF e quindi stamperete la domanda, non avrete soltanto la lettura del codice, che diventava veramente complicato cercare di capire e ricordare quello che si era fatto, ma avrete anche la dicitura in chiaro della scuola che avete inserito e come le avete inserita. Quindi mettiamo che lei sceglie questa prima scuola, poi sceglie la seconda scuola e poi potrebbe scegliere anche per codice meccanografico e potrebbe anche poi scegliere per descrizione della scuola. Vediamo cosa succede se io vado avanti. Vedete, il sistema mi dà la possibilità, mi dice: guarda, tu hai scelto queste due scuole, naturalmente sono poche, quindi immaginiamo di fare un altro tipo di ricerca. Diciamo che lei è intenzionata anche a trovare scuole che si trovano nel comune di Sorrento, bellissima, si può andare in vacanza lì, ma io metto comune. Che cosa sto dicendo al sistema? Sto dicendo al sistema, se metto comune, vedete, il sistema mi sta mettendo tutti i comuni a mia disposizione. Quindi in questo caso io vado a cliccare, a cercare Sorrento, lo cerco, lo trovo e naturalmente il sistema, avanti, mi chiede: tu hai fatto una scelta non puntuale, ma una scelta sintetica, ok? Una scelta sintetica che
che naturalmente in questo caso è soltanto annuale, perché vi ricordo che stiamo facendo la procedura per un eventuale incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo. Quindi in questa pagina troverete soltanto il flag per richiesta annuale. Il sistema mi dice, tu sei disponibile anche ad avere un eventuale incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo in scuole ospedaliere di quel comune, in scuole carcerarie di quel comune, in scuole serali di quel comune, in scuole per gli adulti in quel comune? E io dico di sì e salvo. Ok? Quindi in questo momento ho messo il comune di Sorrento, ho cliccato che lei ha il titolo sostegno psicofisico, udito e vista, come vedete in prima battuta c'è psicofisico, e ho chiesto anche scuole ospedaliere, carcerarie, serali e per gli adulti. La pennetta mi dà la possibilità di andare a modificare, quindi eventualmente decido di non sono intenzionata ad insegnare per gli adulti, vado a riprenderla, faccio salva e gli adulti sono spariti. Però non mi ha salvato le scuole precedenti, quindi io ritorno a Casoria, quindi vado alla ricerca, inserisco queste due scuole, vado avanti. Vado avanti, vado anche in questo caso annuale, sostegno psicofisico, sostegno dell'udito, salva. Posso inserire dettagli, questi sono i dettagli della preferenza e vado a salvare. Che cosa è successo? È successo che prima io non avevo salvato la scelta delle scuole e quindi adesso nella mia domanda, se non sto attenta, mi trovo prima il comune di Sorrento e poi le scuole puntuali dove io invece voglio andare. E allora il sistema che cosa mi dà la possibilità di fare? Mi dà la possibilità di posizionarmi qui a sinistra e di fare con lo scroll portare su le scuole che mi interessano di più. Quindi, come vedete, io ho prima posizionato la richiesta di scuole. Come vedete, il tipo di contratto è annuale perché ribadisco che stiamo facendo la procedura, stiamo simulando la procedura per un eventuale incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo. Quindi avviene soltanto su posti vacanti e disponibili al 31 agosto, certo non possono essere al 30 giugno, okay? Non possono essere posti in organico di fatto, ad esempio. Voglio aggiungere altre preferenze, quindi seleziono l'insegnamento, anche questa volta ADA perché è l'unica cosa che lei ha, posso scegliere distretto, che è un po' come il comune, oppure posso scegliere direttamente tutta la provincia. Il sistema vi dà anche un'altra possibilità. Vi dice dove lo vuoi mettere questa tua preferenza? Va bene, vedete, di default ci dà il posizionamento in coda, perché lo stiamo scegliendo per ultimo. O preferisci metterlo in testa o vuoi personalizzarlo? Immaginiamo che io impazzisca e decida di metterlo in testa, avanti. Avanti, scelgo anche, il sistema mi dice sei intenzionato su tutta la provincia anche per scuole ospedaliere, carcerarie e serali? Io dico di sì, salvo. Come vedete, avendo fleggato l'opzione mettimelo in testa, il sistema mi ha messo la scelta della provincia di Napoli in testa, ma questa domanda fatta così è un errore. Perché? Perché in prima battuta c'è la provincia e successivamente ci sono scuole e comuni che appartengono a quella provincia. Quindi è una domanda che non ha senso, perché se il sistema cerca di accontentarmi, come dico sempre, vi trova una qualsiasi scuola nella provincia di Napoli, vi ricordo che nella provincia di Napoli ci sono anche le isole, quindi Capri, Ischia e Procida. Naturalmente vi darà un posto qualsiasi nella provincia di Napoli e naturalmente non potrete far altro che accettare perché l'avete fatto voi questa scelta. Quindi in questo caso mi rendo conto di aver sbagliato, ma noi abbiamo sbagliato apposta per farvi capire questa cosa e quindi come ho fatto prima
la posiziono in coda. E vedete che la provincia di Napoli adesso sta in coda. Per questa procedura io posso scegliere anche per questa procedura fino a 150 preferenze. Naturalmente, se vado a scegliere scuole puntuali, ci metterò molto tempo e forse non mi basteranno nemmeno tutte le 150 preferenze. Se vado a mettere comuni e distretti, naturalmente ci impiegherò molto meno tempo perché con una sola scelta, quindi facciamo l'esempio, aggiungi preferenza, selezione insegnamento, sempre infanzia, distretto, una scelta che non abbiamo fatto. Come vedete, i distretti sono tantissimi e nella provincia di Napoli c'è anche il comune di Napoli, che essendo una città metropolitana è divisa in tanti distretti, dal distretto 40 al distretto 49. Se io inserisco in una sola battuta il distretto 48, sto dicendo al sistema che intendo chiedere posti su tutte le scuole di questo distretto 48. Anche in questo caso, essendo una scelta non puntuale, ma una scelta sintetica, mi chiede se io ho intenzione anche di scegliere di optare per scuole ospedaliere, carcerarie, serali, e quindi inserisco salva. Anche in questo caso la domanda sarebbe sbagliata perché, come vedete, qui c'è provincia di Napoli e sotto c'è il distretto 48 che fa parte della provincia di Napoli. E quindi questa domanda è sbagliata. Quindi che cosa faccio? La posiziono prima della provincia. In questo caso la domanda è corretta. Quindi lasciamo questa procedura che riguarda l'eventuale nomina per un contratto a tempo determinato finalizzata al ruolo e andiamo al punto 5. Nel punto 5 invece noi stiamo andando a chiedere dei contratti a tempo determinato non finalizzati al ruolo, le classiche supplenze, al 31 agosto o al 30 giugno, ok? Quindi delle nomine che avvengono direttamente dall'amministrazione, direttamente dall'ambito territoriale della provincia in cui siamo inseriti, e quindi in questo caso, naturalmente, anche la tendina di Tiziana cambia, perché quando vado a selezionare gli insegnamenti non troverò più soltanto Ada, ma troverò tutti gli insegnamenti per i quali Tiziana ha il titolo di accesso. Come vedete, B023, ADA, ADSS, vi ricordo che ADSS è possibile inserirlo nel caso di Tiziana perché lei può insegnare anche su B023, che è un insegnamento tecnico-pratico della scuola secondaria in secondo grado, e quindi soltanto per questo lei potrebbe concorrere la graduatoria incrociata per posti di sostegno, naturalmente in subordine alle persone che il titolo lo hanno. E poi posto comune. Quindi, in questo caso, quale insegnamento mettere prima? L'insegnamento da mettere prima lo stabilite voi, perché se voi avete la volontà di aumentare il punteggio per una determinata classe di concorso o per un determinato tipo di posto, metterete in prima battuta quel tipo di insegnamento, a prescindere, secondo una preferenza, naturalmente, di luoghi, a prescindere dai comuni, dai distretti in cui che sono più comodi per voi. Se voi invece avete una difficoltà, nel senso che dovete stare vicino a casa perché avete dei bambini piccoli o perché avete una persona da assistere o perché quest'anno dovete affrontare il percorso di abilitazione, abilitante, quindi non avete la possibilità di allontanarvi troppo, magari potreste mettere prima tutti gli insegnamenti vicini alla vostra residenza, vicino al comune dove è più comodo per voi raggiungere le istituzioni. Ma vediamolo nel pratico. Naturalmente Tiziana ha la volontà di inserire in prima battuta l'insegnamento del sostegno infanzia. Quindi io flaggo Ada. Tipo di preferenza, come vedete anche qui, scuola, comune, distretto e provincia, vado a mettere scuola,
seleziono il comune, diciamo sempre lo stesso comune, il comune di Casoria, vado a cerca e il sistema mi dice tutte le scuole esprimibili da Tiziana che sono presenti nel comune di Casoria. Naturalmente, non avendo le disponibilità, è una domanda al buio, al super buio, proprio veramente è un salto nell'oscurità. E la inseriamo perché non possiamo mai sapere quello che succede. Tra l'altro, io consiglio sempre di mettere tutte le opzioni e di non dare nulla per scontato, perché mi è capitato negli anni passati che una docente presente in GAE, e vi dico, sapete che le persone presenti in GAE scelgono prima di mettere le GPS, che era prima in graduatoria, non abbiamo nemmeno le graduatorie oggi, non abbiamo nemmeno la posizione in graduatoria, tutto al buio, con tutti gli errori che ci sono stati anche quando abbiamo fatto le GPS per quanto riguarda i punteggi. Sfortunatamente aveva inserito una sola scuola, convinta di andare in quella scuola essendo prima, ma invece è stata superata da una persona che aveva una 104. Quindi non date mai nulla per scontato. Fate questa domanda con calma, con attenzione, metteteci anche più giorni, anche perché il sistema non resetta tutto quello che avete fatto, ma vi lascia le cose congelate così come le avete salvate l'ultima volta. Quindi immaginiamo che lei scelga queste tre scuole, ok? Perché sono le scuole proprio che lei ama di più, dove lei ha già lavorato, dove lei si trova bene e così via. Vedete, il sistema mi dice: hai scelto queste tre scuole, vado avanti e mi dà la possibilità di avere i dettagli delle preferenze. Ora, voi cosa potreste fare? Immaginiamo che lei pensa, può immaginare che in quella scuola ci siano dei posti, in queste tre scuole ci siano dei posti al 31 agosto. Lei cosa fa? Lascia soltanto il flag suo annuale. E salva, ok? Vedete? Il sistema mi dice: tu hai scelto queste tre scuole e in queste tre scuole mi hai chiesto soltanto l'annuale. Perché io potrei anche fare in questo modo, scegliere un'altra volta ADA, andare un'altra volta a scuola, andare un'altra volta al comune di Casoria, fare ricerca, scegliere le stesse tre scuole, che adesso non mi ricordo nemmeno quali sono, vabbè, immaginiamo che siano le stesse tre scuole, ok? Non ricordo, ho fleggato, comunque, vado avanti, e in questo caso, avendole già scelte come annuali, io potrei togliere il flag da annuale e mettere fino al termine delle attività didattiche. Che cosa significa questo? Significa che io questa scuola, il Carducci King, te la chiedo prima come annuale, prima se c'è un contratto al 31 agosto. Non c'è al 31 agosto, allora cerca di accontentarmi e dammi il 31 agosto al Puccini. Non c'è il 31 agosto al Puccini, allora cerca di accontentarmi e dammi il 31 agosto, quindi annuale, al Mitilini. Ma in subordine, siccome io voglio rimanere proprio in quella scuola, mi accontento anche di un 30 giugno. Quindi che cosa ho fatto? Ho ripetuto un'altra volta la stessa scuola, il Carducci King, fino al termine dell'attività didattica, quindi fino al 30 giugno. Ma questa è una richiesta molto puntuale nella quale io non lascio nulla di intentato. Voglio stare in quelle scuole, chiedo prima il 31 agosto, poi chiedo le stesse scuole anche per il 30 giugno. Se invece io decido di fare diversamente, quindi cancello queste ultime tre opzioni, ok? Quindi elimina i selezionati, conferma. Posso dire io pur di quindi posso dire io pur di andare a questa scuola, al Carducci King, mi voglio prendere anche un fine al termine delle attività didattiche e addirittura anche uno spezzone, ok? Uno spezzone con orario minimo e orario massimo. Io non vi consiglio di inserire gli spezzoni in prima battuta. Per me, gli spezzoni, a meno che non abbiate una situazione particolare,
inseriteli alla fine, ma inseriteli, soprattutto se non avete una posizione, in graduatoria, non lo posso dire perché le graduatorie non sono state pubblicate, se non avete un punteggio molto alto. Quindi immaginiamo che io lo spezzone al momento non lo metta, perché se io dovessi mettere lo spezzone e il sistema in prima battuta mi trova uno spezzone della scuola Carducci Clini, si ferma, mi dà lo spezzone e non va a cercarmi posti interi nelle altre scuole che io sono andata ad inserire. Che cosa sto dicendo adesso al sistema? Ho cambiato. Io sto dicendo al sistema, guarda che io al Carducci King sono disponibile sia per una supplenza annuale, sia per una supplenza fino al termine delle attività didattiche. Anche su questo facciamo una differenza. Una cosa sono le supplenze fino al termine delle attività didattiche, cioè 30 giugno, e sono queste le supplenze che voi chiedete con questa procedura, 31 agosto e 30 giugno. E un'altra cosa è la supplenza fino al termine delle lezioni, che ogni anno cambia rispetto per ogni regione, quelle sono determinate, sono date dal dirigente scolastico, dal regolatore d'istituto, non si chiedono attraverso questa procedura. Quindi il sistema cosa fa? Mi dice: Tiziana vuole questa scuola Carducci King per il sostegno ed è disposta per il sostegno ad averla sia annuale che fino al termine dell'attività didattica. Ora, se non trova nulla in questa prima scuola, cerca di accontentarla nella seconda scuola, dove però c'è solo annuale. Quindi, se questa scuola che c'è soltanto, dove lei ha fatto soltanto l'annuale, non c'è il 30 giugno e lei si dimentica di mettere il Puccini il 30 giugno, lei il Puccini al 30 giugno non l'avrà mai, a meno che non faccia un altro tipo di scelta. Andrea, c'è il microfono acceso. Ada, vada qui e faccia una scelta invece sintetica, quella di scegliere tutto il comune di Casoria. Ok? Avanti. Naturalmente avanti, e per il comune di Casoria le mette annuale e fino al termine delle attività didattiche. Se lei vuole rimanere per forza nel comune di Casoria e vuole per forza questo tipo di insegnamento, metterebbe anche lo spezzone, ma io non ve lo consiglio di metterlo già da adesso, dipende dalle situazioni che avete a casa. Naturalmente può scegliere ospedaliera, carceraria, seraria, adulti. Adesso non so neanche se penso che a Casoria non ci siano scuole ospedaliere, la potrei sbagliarmi. Comunque, immaginiamo che lei non faccia questa scelta, quindi va a salva. Come vedete, lei sta dicendo al sistema: guarda, io voglio insegnare su ADA, ho scelto, quindi sostegno scuola dell'infanzia. Ho scelto la prima scuola fino al termine delle attività didattiche, poi ho scelto quest'altra scuola solo se c'è l'annuale, quest'altra scuola solo se c'è l'annuale, però se non dovessi trovare nessun posto in una di queste tre scuole, io voglio stare nel comune di Casoria, da cui fanno parte queste scuole, e mi vorrei o una supplenza annuale o una supplenza fino al termine dell'attività didattica. Come funziona l'algoritmo? Che in base all'ordine del bollettino, quindi il codice alfanumerico delle scuole, cercherà di accontentare Tiziana in una delle scuole del comune di Casoria, prima su tutti gli annuali, se non trova niente su tutti i contratti fino al termine delle attività didattiche. La domanda così è fatta bene. Sbagliata sarebbe se io il comune di Casoria lo mettessi qui, cioè metto prima il comune di Casoria e poi metto una scuola appartenente al comune di Casoria. La domanda è sbagliata. Quindi io ritorno. Allora, immaginiamo quindi che Tiziana voglia per forza rimanere vicino casa, quindi che cosa fa? Cerca di per forza di avere un insegnamento, avere un contratto nel comune di Casoria. Quindi che cosa fa? Va a cliccare su un altro insegnamento che lei ha, insegnamento scuola dell'infanzia posto comune. Anche in questo caso può decidere di mettere qualche scuola, le stesse scuole che abbiamo messo prima per il sostegno, le mette per il posto comune, può decidere di mettere soltanto il comune di Casoria, quindi comune di Casoria, quindi avanti, avanti, e mi dice:
soltanto annuale per il posto comune o anche fino al termine delle attività didattiche? Per caso vuoi anche uno spezzone? Vi ricordo che gli spezzoni possono essere richiesti da un minimo di 7 ore a un massimo dell'orario di insegnamento. Nel caso della scuola secondaria di primo e secondo grado sono 18 ore, quindi non potremmo fare una richiesta 7-17. Nel caso della scuola primaria abbiamo 22 più 2, quindi per le ore di programmazione. Nella scuola dell'infanzia sono 25 ore, quindi potremmo chiedere 7-24. E quindi qui potremmo chiedere le ore minime e le ore massime. Completamento stesso insegnamento, completamento diverso insegnamento. Vi ricordo che i docenti della scuola dell'infanzia potrebbero completare con un sostegno e con un posto comune, ma non potrebbero completare con uno spezzone di scuola dell'infanzia e uno spezzone della scuola primaria o ancora con una scuola secondaria, perché gli orari non sono compatibili. Mentre è possibile completare spezzoni per i docenti della scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado, in quanto sia nel primo grado che nel secondo grado l'orario è di 18 ore. Quindi io non metto lo spezzone perché, vi ripeto, in prima battuta non è mai conveniente mettere lo spezzone, perché se il sistema trova uno spezzone ve lo dà e non va avanti. Quindi lei sta dicendo al sistema: prima voglio scegliere ATA, sostegno, anche perché è importante ricordare che il servizio prestato sul sostegno vale per intero sul sostegno, ma vale per intero, una volta che poi si concluderà l'annualità, anche sul posto comune dell'infanzia. Quindi lei, se riuscisse ad avere un contratto al 30 giugno per il sostegno infanzia, quel punteggio di 12 punti se lo ritroverebbe sia nella graduatoria di prima fascia sostegno, ma anche nella graduatoria del posto comune infanzia. Diverso invece è il contrario. Dopodiché, se lei veramente vuole rimanere per forza su Casoria, prende ancora un altro insegnamento, cioè B023, che è la scuola secondaria di secondo grado. Immaginiamo che lei scelga sempre il comune di Casoria. È importante, faccio vedere questa cosa perché ci sono le COE. COE, per chi non lo sapesse, è acronimo di cattedre orario esterne, cioè sono delle cattedre diverse dagli spezzoni perché sono già configurate così dall'ambito territoriale, già sono diciamo, non sono ubicate nella stessa scuola, ma già nascono come cattedre orario esterno, per cui ci sono 10 ore in una scuola e 8 ore in un'altra scuola. Invece gli spezzoni sono diverse dalle cose, perché sono dei pezzi di insegnamento che non sono legati a nessun altro tipo di posto e quindi si possono mettere insieme in maniera diversa. Quindi, che cosa? Come vedete, la schermata in questo caso è cambiata. Mi chiede sempre annuale, mi chiede sempre fino al termine delle attività didattiche, mi chiede sempre lo spezzone, ma mi dice anche cattedre orarie. Che cosa scegli? Vuoi una cattedra oraria nello stesso comune o vuoi una cattedra oraria in diverso comune? Che significa? Che il sistema le cercherà anche dei posti non solo interi, quindi all'interno della stessa scuola Dante Alighieri, ma anche in posti COE, quindi con cattedre orarie esterne, con pezzi, con un monte ore in una scuola e un altro monte ore in un'altra scuola. Ok, quindi no. Poi, allora, qui naturalmente vado a salvare. Naturalmente, questo è importante dirlo per quanto riguarda le COE. Se io adesso questo B023 non aggiungo un altro comune, e il sistema dice: come bene, noi ce l'aggiungiamo, cioè noi abbiamo
aggiungiamo più comuni, così diventa anche un po' restrittivo. Naturalmente le COE già sono formate in un certo modo, ma per gli spezzoni invece vi dovete formare voi. Quindi se voi volete uno spezzone nel comune di Casoria e lo volete abbinare con lo spezzone nel comune di Gardito, voi dovete mettere insieme prima il comune di Casoria, poi il comune di Gardito come spezzoni, perché altrimenti il sistema non ve li mette insieme nell'immediato. Per questo fate molta attenzione a come producete questa domanda. E poi in subordine lei potrebbe scegliere anche sostegno secondario di secondo grado, può addirittura scegliere tutta la provincia, dico per assurdo, vado avanti, anche qui fino al termine dell'attività didattica, stesso comune e diversi comuni. Qua io sto dicendo all'algoritmo: fai quello che vuoi di me, basta che mi dai un posto, io anche sono disponibile anche ad andare su tutta la provincia di Napoli, addirittura scelgo una COE, stesso comune, diverso comune. Io vi consiglio, una volta che avete fatto tutta la procedura per i posti interi, a meno che non vogliate direttamente, di fare una richiesta magari non puntuale di scuola, ma sintetica di comuni e distretti per gli spezzoni, in modo da non dare al sistema la possibilità di saltarvi, perché anche quest'anno sapete che se non avete inserito tutte le scuole e tutte le scelte e il sistema dovesse trovare la vostra posizione utile nel momento in cui c'è disponibilità solo per uno spezzone, e voi lo spezzone non l'avete inserito nella domanda, il sistema vi dichiara rinunciataria, va avanti e non torna indietro. E quindi questo è proprio successo l'anno scorso a Tiziana, non avendo messo gli spezzoni, Tiziana, non gli avevo fatto la domanda, non avendo messo gli spezzoni, purtroppo la sua posizione era utile per l'attribuzione di uno spezzone. Lei si è trovata senza contratto e purtroppo nel sistema non è tornato indietro, e lei per quell'anno poi ha lavorato in una scuola comunale, però poverina non ha avuto la possibilità di fare l'esperienza in una scuola statale nonostante il titolo di sostegno. Quindi una volta che avete fatto tutte le vostre scelte, vi ribadisco, controllate, andate a vedere cosa è meglio per voi. Potete aggiungere, potete togliere fino a 150 preferenze. Le 150 preferenze sono per tutti gli insegnamenti che avete, non 150 per ciascun insegnamento, 150 in toto. Naturalmente, se io ho 10 insegnamenti, vi devo distribuire questi 150 preferenze su tutti i 10 insegnamenti. Se ne ho di meno è diverso. Come vedete, c'è questo pallino che è grigio, titolo di riserva. Questo titolo di riserva riguarda tutti i riservisti, cioè tutti coloro che hanno una riserva, per esempio un'invalidità civile ai sensi della legge 68 del 99, oppure c'è anche la riserva del servizio civile universale. Naturalmente Tiziano non ha la riserva, ma è importante dimostrare, così come vi ho detto tante volte quando abbiamo fatto i webinar di Question Time, sulla domanda GPS, che se voi nel momento in cui avete fatto le GPS non avete inserito il titolo di riserva, adesso non lo potete inserire più perché il sistema non ve lo dà, non vi dà la possibilità di inserirlo, e potrete inserirlo soltanto fra 2 anni, quando si riaprirà la procedura. Cosa invece che trovate adesso e che non avete trovato precedentemente è la priorità per la legge 104. Attenzione anche su questo, è bene ribadire che chi ha la 104 non ha una precedenza assoluta, ma ha una precedenza se rientra in un contingente di nomina. Cioè, se io ci sono 100 posti disponibili su ADA, parliamo di Tiziana, e lei è centesima e ha una 104, lei magari, se non ci fosse nessun altro con una 104, nell'ambito dei 100 che sono presenti nel contingente, lei potrebbe scegliere prima degli altri una sede.
Altra cosa importante riguarda la differenza per chi ha una 104 personale o articolo 21, quindi facciamo riferimento a chi ha un'invalidità superiore ai 2/3 e una 104 non necessariamente grave, quindi parlo del primo punto, oppure chi ha una 104 personale con datazione di gravità, quindi non ha un'invalidità superiore ai 2/3 ma un articolo 3,3 e il punto 2. Poi abbiamo una 104 per assistere il genitore, il fratello, la sore il fratello, sorella in mancanza del genitore, o qualora non fossero in grado di gestire i fratelli e le sorelle, il tutore legale. E poi abbiamo il coniuge o parte dell'unione civile o i figli. Come vedete, non c'è né suocero, né zio, né nonna. Queste persone, questi rapporti di parentela non sono utili in questa domanda. Naturalmente, non nel caso di Tiziana, ma nel caso in cui lei rientrasse con una 104 in quanto in possesso di una invalidità superiore dei terzi e una 104 non necessariamente grave, lei dovrebbe fleggare questo quadratino e poi però dovrebbe inserire l'ente che ha rilasciato la 104, per esempio l'INPS. Data della richiesta, il numero dell'atto, ma dovrebbe anche trascinare il file e caricarlo. Che cosa deve inserire il candidato? Lo dice qua. L'aspirante deve allegare in un unico file il formato zip PDF, la documentazione relativa alla legge 104. E naturalmente, nel caso di specie, avendo detto che lei ha un articolo 21, non basterebbe la 104, occorrerebbe anche l'invalidità. Ma non è il caso di Tiziana, quindi io non la spunto, però è importante che ve lo sappiate. Altra cosa importante da dire è la differenza fra precedenza 104, quindi io rientro nel contingente, quindi sempre i soldi 100, io anche se sono centesima, se prima di me non c'è nessuno con la 104, scelgo prima degli altri. Attenzione, ho dimenticato di dirvi che se la precedenza è personale, la mia precedenza vale su tutte le scuole che io sceglierò. Se invece è una 104 per assistenza a un disabile, ricordo chi sono questi disabili che danno questa precedenza: genitori, il coniuge, parte dell'unione civile, o il convivente di fatto, o il figlio, e devo necessariamente inserire il comune di assistenza o comunque in mancanza di una scuola utile per la mia classe di concorso nel comune dove c'è il disabile, una delle scuole vicino. Cosa diversa invece è la riserva. La riserva scatta per determinati contingenti che vengono determinati scusate il gioco di parole, a livello territoriale, quindi ci sono tante tot percentuali per l'invalidità N, per esempio, quindi ogni ambito territoriale determinerà quanti tipi di riserve possono scattare fino al 50% dei posti interi disponibili. I riservisti non hanno precedenza, a meno che non abbiano anche la 104, ma hanno diritto alla riserva. Quindi vuol dire che se ci sono questi famosi 100 posti disponibili e si determina a livello territoriale che di questi 100 posti, tre devono essere attribuiti ai riservisti, questi tre posti verranno messi accantonati e dati ai riservisti che non scelgono prima degli altri, ma hanno diritto a un posto. Ok? Quindi questa è la differenza. E poi dopodiché clicco su 8 e mi dice, inoltre, vedete, inoltre non possibile a causa di incongruenza all'interno di uno o più step dichiarazioni. Possesso dei requisiti. Io ce l'ho messo, ma evidentemente non me l'ha presa. Dichiarazione possesso dei requisiti, sottoscritto dichiara che dice successivo. Ok, successivo. Ok, vedete, mi ha lasciato tutto così invariato come io avevo fatto. Ok,
Attenzione, si sono dati i dati personali, scusatemi. Allora, il sottoscritto dichiara di essere iscritto nelle prime fasce. Modifica sezione. E io te la sto dichiarando. Perché non me la salva? Successiva. Non me la salva. Non me la salva. Attenzione a questi dati sensibili, purtroppo non posso fare a meno di farveli vedere. Il sistema non me lo dà questa cosa, modifica sezione, insomma, vabbè, qui mi dice, facciamo finta che me l'ha data, mi dice, guarda, tu hai fatto una richiesta sia ai fini del ruolo, sia ai fini delle supplenze, quindi voi vedete il riepilogo, e poi priorità della legge 104 lei non ce l'ha e quindi non lo trovate, e inoltre non me lo fa fare perché mi dice che io non ho flaggato la parte riferita al possesso dei titoli di sostegno e non ho capito perché non me lo dà. Va bene, ragazzi, comunque ci sarà un problema successivo, ma non me lo dà. Va bene, questa è la domanda. Una volta che avete inoltrato, cosa importante, controllate che tutta la domanda sia corretta. Vi sia arrivata vi sia arrivata il ma sto parlando da sola. No, qua siamo. Ah, Vai, vai. vi sia arrivata il PDF, che tutto sia corretto. Avete tempo fino alla data di scadenza, che ricordiamo è, Andrea, ore 14. 14 del 7 agosto. Fate attenzione.